Un caloroso benvenuto a tutti gli amici Tech Different in questa nuova video recensione. Abbiamo ricevuto in questi giorni dalla gentilissima Fitbit il Charge HR, altro non è che la smart band upgrade del suo fratello minore Charge. Sono state apportate diverse migliorie e introdotte nuove funzioni. Ci sono naturalmente pregi e difetti che andremo a scoprire insieme in questa video recensione. La confezione di vendita, seppur non molto intuitiva da aprirla, si presenta in modo molto carino ed elegante. Caratterizzata da una sezione in plastica trasparente, permette di visualizzare subito il Charge HR in tutto il suo splendore. Per semplificarvi il lavoro vi anticipiamo che l'apertura del pacco è posta in basso e non in alto come potrebbe sembrare, all'interno del quale troviamo il Charge HR posto su un pratico stand in plastica trasparente molto carino. Poi troviamo una piccola guida molto pratica su come configurare il dispositivo, oltre al classico libretto di istruzioni in lingua inglese, il cavo USB per ricaricare il dispositivo. Poi abbiamo un piccolo adattatore Bluetooth che permette di collegare il dispositivo ai computer anche più vecchi. La smart band update della versione precedente lanciata nel 2014. In questo nuovo modello sono state apportate diverse modifiche e diversi miglioramenti. Il cinturino ad esempio è stato costruito con migliori materiali, in quanto diversi clienti lamentavano irritazioni della pelle, anche se Fitbit consiglia sempre di lavare il cinturino accuratamente. Ma la caratteristica principale, forse quella che più differenzia questo Charge HR dal suo predecessore, è la presenza del sensore in grado di rilevare i battiti cardiaci. L'unico tasto fisico presente è quello che consente l'attivazione dello schermo, è posto sul lato sinistro del display e durante le mie sessioni di jogging non è risultato particolarmente comodo. Secondo il mio personale punto di vista, l'avrei preferito al lato destro per attivarlo con l'indice invece che con il pollice. Premendo questo piccolo tastino comunque verranno visualizzate ad ogni click le funzioni come l'orario, i chilometri percorsi, i passi giornalieri, le calorie bruciate e la frequenza del battito cardiaco, che resta attivo 24 ore su 24. Tenendo il tasto premuto invece verremo avvisati da una breve ma intensa vibrazione dell'avvio del cronometro. Per attivare il display però c'è anche la possibilità di applicare una semplice pressione sulla parte superiore e con ogni tap successivo al primo potremo navigare tra le varie categorie di misurazione. Una delle tante caratteristiche interessanti che contraddistinguono questa da altre smart band è la possibilità di interfacciarsi con tutti i tipi di dispositivi, dal Windows Phone allo smartphone Android passando per iPhone. E grazie alla pratica chiavetta Bluetooth USB si potrà interfacciare anche modelli di PC più vecchi. Dopo aver aperto l'applicazione ci troveremo a dover configurare le impostazioni principali. Scegliamo quindi il dispositivo Fitbit da connettere, impostiamo l'altezza, il sesso, il peso, la data di nascita e ci registriamo, inserendo i dati richiesti. Dopo aver completato tale procedura ci arriva una mail di benvenuto e ci viene chiesto di attivare il Bluetooth. Dopo una breve guida schematica ma ben fatta, ricca di consigli ed informazioni, la procedura giunge al termine. L'applicazione è davvero ben fatta, reattiva ed intuitiva. Possiamo far capire al Fitbit quando deve essere sensibile in base al polso in cui lo indosseremo. Possiamo configurare il quadrante dell'orologio, impostare la sveglia per far vibrare il bracciale all'orario impostato, attivare la notifica che ci avvertirà delle chiamate in entrata, mostrando l'ID chiamante direttamente sul display. Poi ancora impostare i vari obiettivi o personalizzare l'ordine di visualizzazione dei vari parametri e inserire un messaggio di benvenuto che verrà mostrato ogni volta che il dispositivo viene acceso.
Tra i dati rilevati invece abbiamo i passi giornalieri e quindi settimanali raccolti in un grafico dettagliato, così come il battito cardiaco o le calorie bruciate. Nella sezione allenamento troviamo le nostre sessioni e sull'impatto che essi hanno avuto sulla nostra giornata. Il monitoraggio del sonno è davvero ben fatto ed è molto preciso. Anche qui troviamo nel dettaglio le ore di sonno, i risvegli e i momenti di agitazione. Per i più esigenti, quelli attenti alla linea, è possibile creare un piano alimentare, monitorando l'evoluzione del peso corporeo. Possiamo infine creare delle sfide con i nostri amici. Se disponiamo poi di altri accessori Fitbit, avremo un quadro più dettagliato sulla forma fisica o sul piano alimentare impostato. È possibile inoltre accendere il display con una semplice rotazione del polso, ma la caratteristica ancora più interessante è la possibilità di ricevere una notifica nel caso in cui dovessimo ricevere una chiamata sul nostro smartphone. Il display OLED monocromatico si differenzia dal CERG per un diverso grado di luminosità ed infatti sotto la luce del sole è davvero difficile visualizzare notifiche o parametri. Anche l'interfaccia web è ben fatta, una volta effettuato l'accesso con i dati inseriti in fase di configurazione ci troveremo nel pannello generale dove saranno mostrate le attività dei nostri amici e quindi la classifica oltre alle varie sezioni di misurazione. Se abbiamo bisogno di stimoli o vogliamo essere seguiti da un personal trainer virtuale possiamo attivare la sezione premium gratuita per i primi 7 giorni e poi avrà un costo di 45 euro l'anno. Nella sezione store inoltre possiamo acquistare altri accessori Fitbit. La batteria ha una durata di 4 giorni e può essere ricaricata grazie al cavetto incluso nella confezione di vendita. Il processo di ricarica dura circa 2 ore e basta collegare il caricatore al Fitbit, inserirlo in una presa USB del vostro PC e la ricarica ha inizio. A batteria scarica il dispositivo emetterà una vibrazione e contemporaneamente riceveremo una mail che ci consiglia di ricaricarlo. Sempre via mail riceveremo le medaglie, ovvero delle ricompense figurative ad ogni obiettivo raggiunto, oltre al report settimanale con il riepilogo delle statistiche. Per concludere, dopo aver provato questa smart band, activity o fitness tracker, chiamatelo come volete, non posso farne più a meno. Un prodotto dal costo di 149 euro, prezzo che scende di una ventina di euro circa su Amazon, che consiglio vivamente a tutti gli sportivi ed appassionati per praticare sport in modo smart ed intelligente. Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici vi rimando all'articolo completo da poco online sul nostro sito techdifferent.it, all'interno del quale troverete anche il link Amazon dal quale potrete acquistare Charge HR ad un prezzo davvero interessante. Se il video è stato di vostro gradimento vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare un like qui sotto. Colgo inoltre l'occasione per invitarvi a seguirci sul nostro profilo Twitter, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram. Da Tech Different è davvero tutto, un caloroso saluto e alla prossima video recensione.